Bene, registrazione in corso. Allora, questo diciamo è l'obiettivo di oggi, sostanzialmente. Quindi una volta che ci siamo trovati, che abbiamo risolto quelli che sono i vostri problemi, vorrei farvi vedere come si passa sostanzialmente, qual è l'output del programma, che non è nient'altro che questa lunga collezione di numeri che vedete in alto a destra. Potete zoomare, se non mi ricordo male, il grafico che state vedendo. E da questo chiuderei con farvi vedere come si producono questi grafici online. Sono veramente due lucidi che sono alla fine della presentazione della volta scorsa. Però, visto che mi avete chiesto appunto questa parte, andiamo a vedere la questione delle IRQ della seriale. Quindi, per completezza faccio un progetto nuovo, così siamo tranquilli. Quindi, nuovo progetto, non progetto vero e proprio, ma STM32 Project. Lo dovreste riuscite a zoomare, spero di sì. Ok, da qui adesso provo ad allargarvelo io. Ok, tempo che carichi, chiaramente. Sì, noi possiamo zoomare. Perfetto, allora lo zoomo anche io per la questione delle registrazioni. Ok, adesso lui dovrebbe cortesemente caricare. Dai, su. Non vogliamo. Vabbè, adesso deve caricare tutto. In sostanza, quando lo caricate, nel pannello che vi si apre, vi ritrovate sulla sinistra tutte le periferiche e sulla destra la mappa del chip. Quindi l'idea è di andare lì. Adesso, dai, su. Perfetto. Grazie. Ce l'hai già questo file. 19 mega a questa velocità sono un po' tanti. Prova ad andare avanti lo stesso. Perfetto. Ok. Vediamo se ce lo carica. Sì. L'hai già questo. Ok. Voi lasciatelo pure caricare, io semplicemente il file ce l'ho già e quindi velocizzo un attimo le procedure senza fargli fare l'aggiornamento, però nel vostro caso quando lo fate sul vostro computer di casa fateglielo aggiornare, conviene perché vi ritrovate sempre con gli ultimi dati aggiornati. Allora, ricordatevi che quando create il nuovo progetto lo fate con una board che conoscete già, mentre invece MPU MCU è solo ed esclusivamente per quello che riguarda progetti di schede che avete costruito voi o all'interno di un laboratorio dove esistono delle schede custom. Ok, io ho già selezionato a suo tempo una precedente che non ho ancora memorizzato, mentre invece io voglio non questa, ma voglio specificare. Ne voglio tutte, quindi torniamo indietro. Mi interessa una Nucleo 64 e tra la Nucleo 64 mi interessa la F3 e della F3 mi interessa la Nucleo F303, che è questa. Gli metto la solita stellina perché lui se le ricordi. Nome di progetto, adesso ve lo faccio come esercitazione finale. Voi mettete il nome che preferite, chiaramente, il linguaggio target è il C, vogliamo sempre fare un eseguibile e utilizziamo come tipo di progetto quello dell'STM Cube, così genera automaticamente il codice. Nella parte next ci va benissimo l'ultima release del firmware, come vedete io adesso ne ho tre, e gli dico solo di copiare i file necessari per ridurre il tempo di compilazione. Inizializzo tutte le periferiche nella modalità di default, perché in questo modo non devo stare a riconfigurare la seriale e, per esempio, il debug o il clock, altrettanto importante. A questo punto lui crea il codice di base, la configurazione di base, crea il suo progetto, il file di progetto. Una volta che ha, ok, il firmware ce l'hai già. Sì, va bene. Ok. Questo è il nostro punto di partenza. Come potete vedere,
c'è già, per esempio, lo dovreste ritrovare qua, PC13, che è il pulsante che utilizziamo noi. Dopodiché bisogna andare, come avevamo detto, quindi torniamo per esempio alle slide che avevamo proiettato la volta scorsa. Se andate a recuperare la slide 6, sappiamo che dobbiamo, le ho solo ruotate per una questione di leggibilità, dobbiamo impostare quella che è la seriale che trovate qua, quindi verificare nella connettività. Provo a vedere se riesco a farvelo vedere meglio, se dovrei. Ok, nella parte di connettività devo andare ad impostare la seriale. Nel momento in cui clicco qui, adesso come vedete si è aperto un secondo pannello e all'interno di questo secondo pannello dobbiamo verificare che la modalità sia asincrona, così come abbiamo fatto nella prima porzione. Quello che ci interessa di più e interessava il vostro collega è la parte dell'interrupt dall'accelerometro, quindi PB5. Per poterlo attivare dobbiamo o cliccare su PB5, che è qui. Nel momento in cui io lo seleziono, gli posso specificare GPIO XT5, quindi voglio un interrupt dall'esterno, quindi XI, se vi ricordate, è external interrupt, lo posso fare da qui. A questo punto lui me lo fa diventare verde, come potete vedere, e adesso qui, a questo punto avete anche la possibilità di dargli un nome. Quindi io clicco con il pulsante destro, premete Enter User Label, a questo punto vi dà un campo e questo campo io la volta scorsa l'ho riempito con LSM6DSL, che è il nome del chip con cui andiamo ad interfacciarci, è collegato alla linea 1, quindi alla linea 1 di interrupt e quindi INT1. Una volta che do invio, vedete che qua sopra ha cambiato il nome del PIN sostanzialmente. A questo punto, quello che mi interessa è andarlo a configurare. Quindi, System Core, GPIO, questo è un altro modo per poterlo abilitare, ma è molto più comodo farlo da qui. A questo punto, vi dovreste ritrovare PA5 e PA5 è il LED verde. Questo è un output, chiaramente. Poi PC13, ed è il pulsante blu, che è quello che utilizzeremo come interrupt. PC13 lo vedete anche qui a sinistra. E PC13 ci sta dicendo, se io adesso clicco su questo, quindi clicco sulla linea PC13, questa non è immediatamente editabile, potete editare la parte sottostante. E nella parte sottostante vedete External Interrupt Mode with Falling Edge Trigger Detection. A noi interessa per esempio il Rising Edge, quindi fronte di salita. Dopodiché, in realtà funziona in entrambi i modi, questo è chiaro perché il pulsante, una volta che voi lo premete e poi lo rilasciate, generate comunque l'interrupt. Quindi in un senso o nell'altro l'interrupt viene generato. Non dovete impostare pull up e pull down perché avviene già dall'esterno. User label ci va benissimo che ci sia scritto blu push button B1, questo è quello tradizionale. Quindi questo lo potete lasciare anche con l'interrupt quello tradizionale senza nessun problema. Io vi suggerivo in questo di fare, vedete, rising edge, di mettere il fronte di salita. Ok. Poi una volta che avete... Ah sì, dica. Adesso non so cosa ha fatto vedere perché penso che quando faccio vedere le slide non si è condiviso con noi. Ok. Sì, esatto, perché in realtà ce li ho su due computer separati. Comunque, se andate nella slide 8, voi dovreste averla a portata, Sì. nella slide 8 in basso a destra ci sono le diverse modalità e c'è scritto nel GPIO mode, che è la prima riga che vedete, questa invece lo dovreste vedere, GPIO mode. Di default era Falling Edge Trigger Detection e io invece vi consiglio di mettere Rising Edge Trigger Detection, ovvero invece del fronte di discesa, il fronte di salita. Dopodiché lasciate tranquillamente questo per il pulsante, altrettanto lo potete fare per PB5
e in PB5, se guardate, sono già praticamente tutte impostate correttamente. Quindi non avete più bisogno, non avete, qui non avete veramente bisogno di cambiare niente. Quindi fronte di salita per entrambi, come vedete, questa è identica alla slide 8, quindi external interrupt mode with rising edge trigger detection, no pull up pull down, user label LSM6 DSL int 1, e questo è il nome che gli abbiamo dato. Dopodiché, tornando sempre alle slide, quello che vi dicevo era di andare a impostare, sono passato alla slide 9, non compare il numero in questa slide, dovete impostare il timer e l'NVIC. Sul timer avete avuto dei problemi, l'avete trovato? No, questo qua era il secondo passaggio che non mi bloccava. Allora ve lo commento. Per il timer, prima eravamo dentro System Core, GPIO, per il timer c'è la sezione opportuna, timer, qui sotto, quindi avete System Core, Analog Timer. Andiamo in timer. Clicchiamo su timer 6, perché è quello che utilizziamo noi. Una volta che abbiamo timer 6, lo dobbiamo prima di tutto attivare, che è il primo passaggio. Nel momento in cui lo attiviamo, qui a destra in realtà non cambia assolutamente niente, perché non gli stiamo attivando un'uscita, stiamo solo ed esclusivamente attivando il timer ed è interno questo. Se attivassimo un'uscita, allora comparirebbe un canale di uscita per quel timer e quindi ci ritroveremmo uno di questi piedini diventare verde. Ok, non ci interessa la modalità One Pulse, la facciamo noi con la nostra gestione interrupt, una modalità simile a quella di One Pulse, ovvero parte e poi si ferma. Quindi questo, la modalità One Pulse la gestiamo come dire a interrupt sostanzialmente. Dopodiché ci interessano questi tre valori che vedete qua sotto, quindi prescaler, counter mode e counter period. Allora, prescaler, come vi dicevo, lo impostiamo secondo quel criterio lì, il clock di sistema è impostato a 72 MHz. Se volete sapere come e a quale valore è impostato il clock di sistema, prima di impostare il prescaler, andate nel tab qua sopra in alto, a fianco a Pinout Configuration, Clock Configuration, e dentro Clock Configuration, e si apre tutta la brava finestrella, e vi ritrovate più o meno in posizione centrale, questo MUX dove c'è scritto System Clock MUX, e subito qui a destra un campo che non potete editare. I campi che potete editare sono sostanzialmente questi in blu, pieni in blu pieno. Il campo, quello che vi interessa, è questo SIS Clock in MHz, e qui vi dice 72. Dopodiché, visto e considerato che timer 6 è connesso ad APB1, dovete andare a cercare sostanzialmente nella parte qui di destra, qui a destra, dove c'è scritto APB1 timer clocks. Quindi da system clock entrate, proseguite verso destra ed entrate nel basso ad alte prestazioni, AHB. Qui avete il prescaler e qui vi dice che il clock del sistema, sostanzialmente l'hardware clock, è a 72 MHz e sotto vi scrive anche massima frequenza 72 MHz. Quindi qui stiamo lavorando alla massima frequenza per la scheda. Dopodiché seguiamo e ci ritroviamo subito a destra tutta la serie dei prescaler. Il timer 1 è connesso all'APB 1 come bus e quindi qui abbiamo un prescaler diviso 2 e qui ci dice che se seguite orizzontalmente vi ritrovate che il peripheral clock, il clock delle periferiche dell'APB1 e si chiama PCLK1, qui sotto c'è scritto 36 MHz massimo, non so se riesco, sì che riesco anche ad ingrandirlo. Ok, perfetto, così è anche meglio. 36 MHz massimo e questo è il clock delle periferiche, non dei clock. Scusatemi, non dei timer. Il clock dei timer connessi all'APB1 è questo qui sotto. Vedete APB1 timer clocks. E se vedete qui a sinistra c'è questo per 2. Per cui il clock che ci interessa è questo 72. Quindi questa è la frequenza di clock che arriva al timer 6, in ingresso al timer 6.
E quindi questi sono i famosi 72 MHz che vi citavo nella slide 9. Nota questa frequenza, posso progettare il valore di prescaler, come vi dicevo. Quindi vorrei avere un ritardo di 400 millisecondi dalla pressione del pulsante al momento in cui termino la registrazione. Per fare 400 millisecondi contato in millisecondi dovrei avere un prescaler di 71.999. Non lo posso avere perché il massimo che ho è un valore a 16 bit, quindi me lo riporto a, anziché 1 kHz di frequenza di clock, a 2 kHz di frequenza di clock. Per fare questo devo per forza mettere, quindi 72 MHz diviso 2 kHz fa 36.000, a questo 36.000 tolgo 1 e lo scrivo questo valore, quindi ottengo 35.999 e questo valore lo scrivo nel campo prescaler, quindi 35.999. La modalità del conteggio, come vedete, io ci posso anche cliccare, ma lui mi dice soltanto up, perché come abbiamo visto durante le lezioni di due volte fa, in realtà, il timer 6 è uno dei timer di base e conta solo verso l'alto, quindi è per forza up. Il counter period, che è il valore che noi mettiamo dentro l'autoreload register, deve essere 400 millisecondi, ma 400 millisecondi contati a 2 kHz sono 800, ok? Quindi il conteggio, se io conto due volte per millisecondo, per poter contare 400 millisecondi devo contare fino a 800. Quindi qui sotto devo scriverci 800. E questo sarà il mio autoreload register. Questo non ci basta, dobbiamo anche abilitare gli interrupt. Quindi dai timer, qui a sinistra, torniamo di nuovo dentro System Core e trovate NVIC, di nuovo, quindi cliccate su NVIC, che è in verde. Dobbiamo stabilire una priorità fra i task, quindi prima di tutto abilitiamo, specifichiamo, diamo la maggiore importanza alla preemption. Lui normalmente usa 0 bit per la preemption e 4 bit per la sub priority, che non è quello che vogliamo noi. Noi vogliamo semplicemente dire che alcuni di questi interrupt devono avere priorità più bassa, devono essere meno prioritari, quindi 4 bit per la preemption priority e dobbiamo impostare, ci interessa, l'ext-i linee dalla 15 alla 10, perché questo? Perché su questo set di interrupt, qui dentro, cade PC13. PC13, se vi ricordate dal discorso che abbiamo fatto sugli interrupt, le porte, tutti i piedini relativi a qualunque tipo di porta, ma tutti i 13 vanno a finire su XI13, quindi PA13, PB13, PC13, vanno tutti su XI13. In più, visto che non ci sono sufficienti sorgenti di interrupt all'interno per coprire tutte le possibili periferiche, alcune sono state accorpate, in particolare le periferiche di input, quindi le porte di input che vanno dalla 10 alla 15 sono tutte un'unica causa di interrupt, tutte un'unica sorgente di interrupt che è rappresentata da questa XT line 15-10. Quindi questi, se io lo abilito, uno qui, gli dico semplicemente, ok, generami il codice per gestire gli interrupt che provengono dalle porte di GPIO, dalla 10, dai piedini, scusatemi, di GPIO, dal 10 al 15. A noi serve il 13, quindi questo lo dobbiamo abilitare di sicuro. Qui a destra, in realtà, io vado a specificare la preemption, lo posso fare sia dal campo qui a destra, ma anche da questa linea sotto. Io preferisco farlo da questo campo, è un poco più semplice, ma è indifferente. Linea inferiore, quella che vi ritrovate è il timer 6. Noi abbiamo abilitato il timer 6, ma non abbiamo abilitato ancora l'interrupt. Anche in questo caso ci ritroviamo in un caso di periferica con interrupt condiviso,
E quindi abbiamo sia il timer 6, come potete vedere da qui, sia un altro interrupt di underrun, in questo caso, quindi non ho fornito sufficientemente dati al convertitore digitale analogico. Noi questo convertitore digitale analogico non l'abbiamo abilitato, non ci serve in questo progetto, e quindi siamo tranquilli che se io abilito questo è come che io abiliti il timer, l'interrupt che proviene dal timer 6. Quindi lo abilito spuntando su Enable e poi qui a destra specifico preemption 1. Perché faccio questo? Perché devo anche abilitare l'interrupt che proviene dalla linea 5. L'interrupt che proviene dalla linea 5 è quello che mi serve per gestire l'interrupt che proviene dal timer, dal timer, l'interrupt che proviene dall'accelerometro. Questo interrupt è connesso al piedino PB5 e, come abbiamo detto prima, tutti i piedini 5 vanno a confluire sulla linea esterna all'interrupt 5. Questa linea è unita insieme alle altre linee da 6 a 9 in un'unica sorgente di interrupt, che è quella che vedete evidenziata in questo momento. Quindi XT-Line 9.5 li dobbiamo abilitare. In questo caso questi sono estremamente prioritari rispetto a tutti gli altri e quindi li metto con una preemption 0. Mi va benissimo che abbia il più alto livello di priorità. Non distingo tra il timer e il pulsante come livello di priorità, perché so bene che non avvengono mai contemporaneamente. Quindi o avviene la pressione del pulsante o avviene il timer, perché avvengono in sequenza. Quindi prima premo il pulsante e quindi ho l'interrupt dal pulsante, questo interrupt abiliterà poi il timer e alla fine del conteggio è il timer che genera un secondo interrupt. Quindi sono due chiamate successive, non una dentro l'altra. Ed essendo successive ed avendo la stessa importanza, le metto tutte e due allo stesso livello di preemption. Quindi non possono essere interrotte dall'acquisizione dei dati e non devono interrompersi l'una, non possono interrompersi l'una con l'altra, perché avvengono in tempi successivi. Fatto questo, in realtà è sostanzialmente tutto pronto, quindi io posso a questo punto premere salvare. Nel momento in cui salvo la mia configurazione così, automaticamente lui mi dice: vuoi generare il codice? La risposta ovviamente è sì. Io adesso vi dico di no perché prendo l'altro progetto che ho già creato, però da qui partite e potete mettere dentro il vostro codice. Ok, quindi questo adesso lo chiudiamo e chiudo anche questa, close project, e a questo punto riprendo il mio di progetto, così avete visto la creazione. Apro anche esattamente queste cose, così le vedete come sono, nel caso ce le ho pronte per il mio progetto. Ok, qualcun'altra, adesso vediamo. Ok, fin qua siete riusciti a procedere? Avete generato il codice? O ve lo sta generando, spero. Sì. Perfetto, bene, mi fa piacere. Ok, allora, in questo caso, guardiamo il main. Allora, questo è il main che ho scritto io. Nelle slide ve l'ho un attimo riorganizzato per fare in modo di andare logicamente, quindi per passi, quindi prima gli interrupt e poi le altre porzioni. Questa parte che mi interessa, ok, allora guardate il codice che è stato generato da me. Prima cosa, questi non ve li ho messi, queste 3-4 scusatemi, in cloud non ve li ho messi nelle slide perché sono praticamente identici a quelli che avevamo utilizzato la volta precedente. I 4 in cloud che vi servono sono, prima ve li elenco, li vedete, li dovreste vedere a schermo. Il primo è standard bool, quindi stdbool.h. questo file include, e lo possiamo aprire per vedere, la definizione di che cos'è un valore booleano. Quindi definisce un tipo, che è questo bool,
In realtà è semplicemente un nome per un altro tipo definito in maniera standard, che è questo che vedete con underscore bool con la B maiuscola. E definisce inoltre due macro, come vedete in questo caso, due, non sono due macro, queste sono proprio delle define, non sono funzioni, e le chiama semplicemente true e false. True a valore 1, false a valore 0. Quindi queste sono le definizioni. In più, qui sotto, se guardate una cosa, fa un'altra definizione e semplicemente specifica che le variabili booleane true e false sono definite. Questo serve a lui internamente per capire come deve gestire il proprio codice. Quindi questa è la parte booleana. È una scocciatura, ma bisogna includerlo tutte le volte che si utilizzano variabili vero o falso, quindi variabili booleane. Poi, string. L'abbiamo già visto precedentemente, questo al suo interno definisce la funzione che utilizziamo quando stampiamo le nostre brave dati per la seriali, ed è questo snprintf è definito dentro string.h. Ok, torniamo su standard int, questo è un altro file estremamente importante per noi. C'è scritto praticamente niente tranne per il fatto che lui include quest'altro file di libreria all'interno del quale sono inclusi, sono definiti tutti i vari assegni di integer 8, segni di integer 8, tutti i tipi con segno e senza segno. Normalmente in C non li definite così, li definite char, short, long, float, double, eccetera. Per comodità mia, ma anche di molti altri programmatori, quando si lavora con multipiattaforme, è estremamente più comodo definire e sapere esattamente quanti bit ci sono all'interno di quella determinata variabile. Quindi, per esempio, risulta importante, vedete alla riga 121, questo unsigned integer 8 underscore t sta per type, quindi temp, la variabile temp è una variabile di tipo unsigned integer 8. Così, qualunque sia la mia piattaforma, quando io specifico nel mio codice questo tipo, ci sarà una qualche altra libreria specifica per quella piattaforma che mi permetterà di definire un intero senza segno a 8 bit. Quindi questo mi aiuta, come si diceva, ad allontanarmi dall'hardware, dall'implementazione hardware. Se torniamo all'inizio, manca l'ultima, questa stdio. Stdio serve per un'altra parte che è appunto la gestione della seriale. Quindi di solito le trovate per la gestione delle stringhe, snprintf, la gestione delle stringhe è sia all'interno di standard I/O, che sta per standard input output, sia all'interno di string. Quindi quando avete bisogno di gestire le stringhe, quelli sono i due file che vi servono. Ok, Però torniamo. Prego, mi sono assolutamente. perso quella del Wint 8, quella. Subito. Allora, unsigned integer 8, adesso provo a vedere se me lo fa definire. Allora, quando sì, dovrebbe farlo. Se voi tenete premuto il tasto control e cliccate su unsigned integer 8 con il tasto sinistro, vi apre questo file che, come vedete davanti, ha un underscore, ha un trattino basso. E come potete vedere dal nome, dal tooltip, quindi adesso se io ci appoggio il mouse sopra, compare una lista lunghissima, quello è il percorso del file. Qui dentro mi sta semplicemente dicendo che il tipo è definito e lui lo definisce in una certa determinata maniera. Cosa include prima questo file? Include questa definizione, quindi machine default types h, all'interno del quale, con un poco di complessità, se voi ve lo andate a leggere, vi spiegherà, vi dirà quali sono i tipi e quali sono i limiti di questi tipi. È una parte, diciamo, scomoda da andare a leggere, non lo fate, semplicemente, non vi consiglio di farlo a meno che non abbiate voglia di vedere in profondità dentro il codice.
In sostanza, cosa fanno tutte queste librerie? Vi specificano che indipendentemente dal vostro hardware, quindi da quello che avete sotto e dal linguaggio di programmazione, quando io lo chiamo unsigned integer 8, voglio dire un tipo di dato unsigned senza segno, integer, intero, 8, 8 bit. Underscore t, che è quest'ultima parte qua, è una convenzione con cui normalmente si danno i nomi ai tipi. Quindi se io definisco un tipo, questo nome, quindi faccio type def qualche cosa, il nome di questo qualche cosa per convenzione di programmazione dovrebbe sempre terminare con trattino basso t, perché quando io leggo il codice so che questo oggetto definisce non una variabile ma un tipo. Quindi io potrei cambiare piattaforma, potrei cambiare, non dico linguaggio di programmazione, ma versione di linguaggio di programmazione, pur rimanendo sempre un C, potrei passare per esempio dal C ANSI, che è quello tradizionale, al C99, che è l'ultima versione del linguaggio C che è stata sviluppata. Io voglio sempre che il mio programma utilizzi per la variabile temp un tipo senza segno, intero 8 bit. Normalmente questo coincide con il char in C standard. Se voi voleste un char con segno, dovreste semplicemente specificare char. Un char senza segno lo dovreste specificare come unsigned char. Questo però dipende dall'implementazione che avete sotto. Ci sono particolari piattaforme che oltre agli interi a 8 bit, 16 bit, 32 bit, implementano anche altri tipi di interi, per esempio un intero a 24 bit oppure un intero a 64 bit, e lo implementano con delle loro convenzioni. Il file in CLUD standard int dice: includi le definizioni dei tipi interi standard. E il nome standard è quello che utilizzo io comunemente, quindi uint 8, quindi u per dire unsigned, senza segno, int per stabilire che è intero, 8 per stabilire quanti bit ci sono all'interno di quella variabile. Ok? Sì, grazie. Perfetto, ottimo. Ok, poi vedete il seguito del codice. Qui adesso vedete comparire, quindi PD sta per Private Define, lo vedete qua sotto. Queste sono proprio le definizioni vere e proprie, quindi 208 e 3, come avevamo commentato, e questo è il nostro bravo prodotto. Non ho macro private, macro quelle che avevamo definito, quindi per esempio massimo e minimo, per dire, però ho delle variabili private. Di nuovo il concetto di volatile è una variabile il cui contenuto viene modificato da un interrupt o da una causa esterna, normalmente i nostri soliti bravi interrupt. Non definiamo volatili, come vi dicevo la volta precedente, i due puntatori ai dati. Ve lo rispiego perché. Il puntatore è costante, cioè quando io stabilisco in quale porzione della memoria andare a mettere questo array, quella porzione non cambia. Ciò che l'interrupt cambia è il contenuto dell'array. Quindi, se io scrivessi qui volatile integer 16, starei cercando di far capire al mio compilatore che il puntatore all'inizio, alla prima cella dell'array, potrebbe essere cambiato da un interrupt. È falso questo. Quel puntatore resta costante, quindi l'indirizzo di memoria della prima cella dell'array non cambia, cambia il contenuto di quella cella di memoria. Questo il compilatore lo sa già. Quando voi gli fornite un puntatore, lui sa che quello che c'è all'interno può cambiare.
Quindi non è necessario specificare volatile. Se specificaste volatile stareste dicendo no, l'indirizzo della cella puntata da quel puntatore può cambiare, e questo è falso nel nostro caso, quello non cambia. Poi, qui dove c'è scritto PFP, Private Function Prototypes, specifico il nome della mia funzione privata, che è quello, leggi il vettore accelerazione, teoricamente non c'è bisogno di specificare questa funzione aggiuntiva, avrei potuto scrivere tutto qui dentro, al posto di questa riga. Primo, perché queste tre righe che vedete qui sotto, alle mie righe 93-97, sono estremamente compatte. Il problema era che finivano su due slide separate, altrimenti non avreste visto la suddivisione dei compiti. Altra cosa, ovviamente importante a livello di concetto, chiaramente di programmazione, è se io ho un compito che può venire svolto da più può venire chiamato da più porzioni del mio programma, è conveniente che questo compito faccia parte di una funzione, perché, come abbiamo già visto in altre situazioni, mi risulta molto più comodo e molto più conveniente dal punto di vista della correzione degli errori e la manutenzione del codice scrivere il mio codice una volta soltanto. Se ho bisogno di chiamarlo più volte, chiamo quella determinata funzione. Ok? Quindi qui io ho simulato il fatto che questa read acceleration vector possa essere chiamata anche da altre parti nel codice. Non è il nostro caso, ma anche per comodità sulle vostre slide così lo vedete separato. Quindi se volete potete compattare, mettere queste tre righe da 94 a 96 che vedete adesso a schermo, le potete mettere qui dentro al posto di questo read acceleration. Non cambia niente se lo fate, non perdete assolutamente nulla. Queste sono quelle due chiamate, quindi alle mie righe 84, 88 e 102, 107, vedete quelle che sono quelle chiamate particolari che non sono normalmente gestite dallo start e stop dell'hardware abstraction layer, dell'HAL. Per questo, visto che io non solo lo voglio fermare, ma lo voglio fermare, resettare e fare ripartire, non posso sempre affidarmi all'hardware abstraction layer. Quando non ho la possibilità di andare, di sfruttare le funzioni dell'hardware abstraction layer, lavoro direttamente sui registri. Per poter lavorare direttamente sui registri, ne avevamo visti alcuni esempi quando parlavamo dell'input-output all'inizio, sfrutto la instance, quindi che è quella struttura che replica dal punto di vista del C l'accesso in memoria ai registri di quella determinata periferica. Questa è una periferica interna al microcontrollore, posso sfruttare questo tipo di accesso. Quindi questo è il registro di controllo CR1, il registro di conteggio counter, il registro di stato SR, questo è il registro di abilitazione degli interrupt, e questo di nuovo è il registro di controllo. Quindi lo fermo ponendo a zero il bit di counter enable, poi resetto il conteggio, quindi lo porto a zero, resetto i flag di interrupt, perché l'interrupt è stato gestito in questo momento, abilito l'interrupt del timer e faccio partire il timer. Come vi dicevo, perché ho bisogno di resettare il timer? Questa è la porzione di codice che è legata alla pressione del pulsante. È fattibile, è probabile, è umanamente possibile, diciamo così, riuscire a premere quel pulsante più di una volta in 400 millisecondi. Se voi fate doppio clic, lo fate sicuramente più velocemente di 400 millisecondi, che è mezzo secondo. Lo fate decisamente più di una volta in mezzo secondo. Quindi, se io voglio rilevare solo l'ultimo click, per esempio, tutte le volte che io premo il mio pulsante devo fare ripartire il mio conteggio dei 400 secondi. E per farlo ripartire, prima devo fermare il contatore, resettarlo,
e una volta che l'ho resettato, farlo di nuovo ripartire riabilitando l'interrupt. Ok? Questo sotto, questa porzione che invece vedete dalla riga 99 alla riga 109, invece è quella che riguarda la parte di interrupt chiamata dal timer. Quindi qui ci ritroviamo finalmente alla fine dei 400 millisecondi e lì sì che devo fermare il timer definitivamente. Lo fermo ponendo a zero il bit di counter enable e poi faccio una cosa molto simile a quella che vedete nelle righe qua sopra. Quindi resetto il contatore, resetto il flag di interrupt e questa volta lo disabilito l'interrupt. Perché non voglio che per qualche motivo arrivi un altro interrupt prima che io abbia premuto il pulsante. È il pulsante che abilita l'interrupt del timer 6 a tutti gli effetti. Il timer 6, quando arriva in fondo, si ferma e non solo si ferma, ma disabilita anche il suo interrupt per essere sicuro che non ci sia alcuna causa di qualunque tipo che chiami anche quel determinato interrupt. Così con quello stiamo sicuri che non viene chiamato. L'altra questione che vi dicevo sono queste due funzioni, le callback. Queste vengono chiamate rispettivamente dalle funzioni di hardware abstraction layer che gestiscono rispettivamente gli interrupt dai pulsanti dalle porte di input-output e gli interrupt dai timer. Quindi tutte le linee di input-output passano e chiamano questa funzione al GPIO XT callback. Io devo distinguere le sorgenti e per distinguerle posso utilizzare uno switch case perché è una costante quella che sto guardando. E soprattutto perché qui ne ho più di una da gestire. Un altro modo per poterlo gestire lo vedete qui sotto alla riga 100. Quindi mi arriva il puntatore alla struttura in memoria del timer, io vado a guardare la instance che mi dice qual è l'indirizzo di base e lo vedete anche lasciandoci il mouse sopra, vedete register base address, pardon, register base address e io controllo che l'indirizzo di base di quella periferica coincida con quello di timer 6. Quindi qui nella prima parte alle righe 78-82 controllo che la sorgente di interrupt che proviene dal GPIO sia solo quella che interessa a me. Quindi piedino 5 interrupt dell'accelerometro, piedino 13 interrupt del pulsante. Qui sotto invece controllo che l'interrupt che arriva dai timer sia solo quello di timer 6. Dopodiché c'è la parte di inizializzazione dell'accelerometro, dove prima cosa verifico che l'accelerometro sia connesso correttamente, cioè questo registro interno, se andate a guardare la documentazione, che è all'indirizzo in memoria interno all'accelerometro ed è il numero 15, quindi in esadecimale F, questo registro viene chiamato per brevità QMI, chi sono io? E il suo valore deve essere 6A in esadecimale. Quindi io leggo questa cella e controllo che sia 6A. Se sì, lo configuro. Secondo i parametri che abbiamo discusso la volta scorsa. Dopodiché ho questa porzione che, come vi dicevo, riguarda la lettura del dato memorizzato secondo quel protocollo che è classico dei buffer circolari. Quindi read index mi dice da dove devo iniziare a leggere. Poiché in un buffer circolare il punto in cui io inizio a leggere non so, so che è all'interno del buffer, ma non so in quale porzione sia. Se io devo leggere tutto il buffer, esiste sicuramente più di un caso in cui prima vado a sbattere contro la fine del buffer. E poi dalla fine del buffer devo tornare indietro e arrivare di nuovo al punto di partenza. L'unico caso in cui questo non succede è quello in cui il mio indice di partenza coincide con 0, esattamente,
e da lì devo solo leggere in avanti fin tanto che non sono arrivato alla fine. Quindi prendiamo per essere generici i due casi. Parto dall'indice di lettura e dall'indice di lettura vado fino alla fine. Conto mano a mano che vado avanti quanti dati ho letto, ed è questo TX count, e contemporaneamente incremento l'indice di lettura perché voglio andare avanti. Quando arrivo in fondo, io dentro TX count so quanti dati ho letto, che saranno meno del totale se non sono partito da zero. Supponete di partire da metà o da 100. Quello è un buffer lungo 208, avete letto 108 dati, ve ne rimangono ancora 100. Quindi, quando arrivate in fondo, TX count vi dice, in sostanza, contiene la differenza tra il valore iniziale di read index e il data count. Quindi quanto c'è tra il punto in cui avete triggerato, il punto in cui avete premuto il pulsante e la fine del buffer circolare. Vi rimane ancora questa parte iniziale sostanzialmente. Questa porzione iniziale è quella che viene letta nella parte sottostante. Quindi read index adesso parte da zero, perché io sono arrivato in fondo al mio buffer e l'ho fatto ripartire dall'inizio. Una volta che l'ho fatto ripartire dall'inizio, da qui, devo proseguire fin tanto che non sono tornato alla posizione iniziale. Io in realtà la posizione iniziale l'ho dimenticata perché la posizione iniziale era read index. Ma questo non è un problema perché io so che devo trasmettere tutto il buffer e dalla posizione iniziale fino alla fine del buffer non ho letto tutto, mi manca ancora una piccola parte che è questa parte iniziale che vedete qui. Questa parte iniziale, la parte iniziale vera e propria, è quella che io vado a contare dicendo porta TX count dal valore corrente fino a tutto il buffer, sostanzialmente, quindi tutto data count. Da questo punto in poi, una volta che sei arrivato a quel punto e sei arrivato ad avere TX count uguale a data count, hai trasmesso tutto il tuo buffer, indipendentemente da dove eri partito, perché TX count lo vedete qui alla riga 180, parte da zero, e quando arriva in fondo, avendolo incrementato, è arrivato a data count, quindi avete trasmesso tutto. A questo punto, se avete tutto il codice in questa situazione, potete tranquillamente compilarlo e una volta che l'avete compilato, potete premere su run qua sopra. Io questo l'ho già fatto sul mio PC, teoricamente non dovreste avere dei problemi qui sotto, se ce l'avete ditemelo tranquillamente. E poi comunque se non lo fate oggi e lo fate in un altro giorno e vi ritrovate dei problemi, scrivetemi per posta elettronica, ci ritroviamo come abbiamo fatto con un vostro collega su Teams e cerchiamo di risolvere il problema. Vi faccio vedere il risultato. Quindi adesso questo lo pulisco, questo è il mio terminale di Termite che dovreste vedere. Io adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, questa è la mia schedina. Se io premo sul pulsante blu, ok, vedete che ha generato i dati. Ok, come faccio a vedere che dati ho generato? Molto semplice. Se li selezionate tutti, cliccando una volta con il tasto sinistro su questa finestra, quindi sulla finestra di Termite, poi premete Ctrl A e Ctrl A seleziona tutto il contenuto della finestra. A questo punto premete Ctrl C per copiare, poi aprite una pagina di internet, un navigatore, e andate sul sito, è uno dei tanti siti. Ed è questo, datawrapper.de. È un sito tedesco, ma non è scritto in tedesco per nostra fortuna. Una volta che ci siete, premete Start Creating. Il sito è totalmente gratuito e non c'è bisogno di registrazione. Una volta che avete premuto su Start Creating, vedete che qui a destra vi mostra un campo libero. Cliccate una volta con il pulsante sinistro
poi fate CTRL V e lui vi incolla tutti i dati che avete copiato da Termite. Poi a questo punto premete su Proceed, quindi procedi. Vediamo. Sì. Ok, adesso vi chiede di controllare che i dati siano stati impostati in maniera corretta e di descriverli. In particolare, qui a sinistra, vedete che c'è scritto First Row as Label, quindi la prima riga contiene i titoli delle colonne. È falso. Non ci sono titoli di colonne qui. Qui ci sono solo dati, quindi togliete il segno di spunta premendo con il pulsante sinistro. E a questo punto la prima colonna vedete che adesso ha cambiato nome e vi ritrovate X1, X2, X3, X4. Cliccate con il tasto sinistro una volta e poi nella prima colonna scrivete T come tempo, Teramo, nella seconda colonna X, nella terza colonna Y e nella quarta colonna Z. In questo punto abbiamo finito. Ci va bene che sia in inglese, teoricamente c'è anche in italiano, ma io ho utilizzato le convenzioni inglesi, che sono quelle più comuni, ovvero 0 punto, non 0 virgola qualche cosa, 0 punto a seguire. E questa è la convenzione inglese, americano o britannica che sia. Premete su proceed, quindi procedi. Lui a questo punto genera il grafico e questo sostanzialmente mi può anche andare bene, ma io lo voglio raffinare, ovvero vi voglio specificare che il formato dei tick orizzontali, quindi di queste barrettine che vedete qui sotto, io lo voglio con due cifre decimali, quindi 0.0, quindi scrivete su tick format e avete 0.0. Sull'asse verticale il range ci va bene, che vada tra 0 e 1, lo fa in automatico. Quello che io vorrei in realtà cambiare è questo interpolation. Piuttosto che linear, visto che noi stiamo campionando, io lo voglio curvo naturale. E lui fa un'interpolazione un pochino più bellina, cioè me la arrotonda. Che cosa succede qui dentro? Che lui mi sta facendo vedere l'asse X, Y e Z. Come vedete, in sostanza, io tenevo la board in questo modo e ve la stavo facendo vedere. Sono stato abbastanza bravo a tenere l'asse Z praticamente perpendicolare alla gravità, per cui non vedete accelerazione lungo l'asse. Nel momento in cui io ho premuto questo tasto, però, che cosa è successo? Che non ho tenuto la scheda perfettamente in orizzontale e quindi l'ho un poco mossa lungo l'asse Z, quindi la scheda si è un po' mossa in questo senso. E questo è il grafico che vedete, dove qui avete l'azione del mio dito nel premere. Un altro che avevo fatto per prova è questo, adesso arriva. Qui invece avevo fatto un'altra prova, avevo premuto il pulsante tenendo la scheda appoggiata al tavolo. Questa è decisamente più carina come informazione, perché la scheda è ferma questa volta e avete un appoggio su cui sta ferma, senza muoversi più di tanto. E quello che vedete è che giustamente l'asse X e Y sono praticamente zero, perché io la scheda l'avevo in orizzontale, questo è il mio vettore gravità che punta verso il basso, il chip è configurato in modo tale da vedere come accelerazione unitaria un'accelerazione di 1G verso il basso e 0 nelle altre direzioni, quindi è abbastanza corretto, quindi X e Y stanno fermi e Z è 1, sta guardando in basso. Nel momento in cui io premo esattamente in questo punto, sono i famosi 400 millisecondi qui dal termine del buffer. Da qui
indietro è quello che succede prima. Perché vedete delle vibrazioni anche prima e ne vedete anche dopo? Per un motivo molto semplice, perché quando premete il pulsante avete diverse fasi. Avete il punto in cui il dito si appoggia alla scheda, dopodiché avete il punto in cui il dito preme fisicamente il pulsante e il punto in cui il dito rilascia il pulsante. Queste sono una, due, tre accelerazioni. Dopodiché, qui che cosa succede? Io ho rilasciato il pulsante, ho generato, diciamo, una certa onda meccanica. Questa onda meccanica si propaga lungo la scheda e quindi vedete altre vibrazioni che si propagano nel tempo. Quindi questo che vedete qui è una specie di onda meccanica che si è propagata lungo la scheda. Quindi qui è decisamente più ricca di informazioni. Quindi ho appoggiato il dito, ho premuto, ho rilasciato e queste sono altre vibrazioni meccaniche che si sono propagate. Per darvi un'idea, le tesi che io posso offrirvi in un campo come questo sono esattamente simili a queste. Cattura di eventi di meccanici su oggetti abbastanza grandi, ponti, linee elettriche, macchine, serbatoi per aria compressa, serbatoi dell'industria oil and gas. E sappiate che questo tipo di informazioni, quindi momento di arrivo di un'onda meccanica, sono estremamente importanti perché potrebbero essere legati a una saldatura che sta cedendo oppure a un dente di un ingranaggio che per un qualche motivo salta o si rompe. Sapere per tempo, avere per tempo questo tipo di informazione vi permetterebbe e vi permette in realtà di pianificare in modo estremamente accurato la vostra manutenzione, non più solo ed esclusivamente dopo la rottura, una rottura macroscopica, ma nel momento in cui cominciate a vedere che si accumulano eventi di questo tipo. Quindi qui lo vedete in un ambito giocattolo, i serbatoi di cui vi sto parlando sono serbatoi che vanno da 1-2 metri di diametro fino a delle cattedrali da 80 metri di diametro. Quindi sono oggetti che richiedono molti sensori e sono tutti sostanzialmente versioni ottimizzate di questa schedina qui. Ok, abbiamo ancora una decina di minuti di tempo. Domande, ragazzi? Siete riusciti a fare qualche cosa? Siete riusciti a compilare? Avete premuto il pulsante, ha generato dei dati? Ditemi. A me dà degli errori in compilazione. Ok, vediamo un attimo. Allora, Vicari, pronti? Vediamo che cosa ci sai dire. Imposta come relatore, cambia. Ok, sei un relatore, se vuoi puoi condividere il tuo schermo. Perfetto. Allora, fammi vedere il tuo codice, che errore ti dà? Ok, non conosce. CR vuole con la R maiuscola, la riga 102. CR1, vedi che l'hai scritto con la R minuscola, invece vuole la R maiuscola, E1. Gli altri sono giusti. Compilalo di nuovo che vediamo che errori ti dà. Ah, adesso non li dà più. Ah, ok, no, perché c'erano un sacco di errori del tipo che non riconosceva read IDX. No. Adesso è scomparso. Adesso c'è quel data size che non gli piace. Andiamo a vedere che cosa, come l'hai definito. Quindi chiudi questo. Data size non gli piace, ma ok, te lo dice solo per il primo. Torna su, sali ancora. Sali. Vedi che hai scritto data size con la S maiuscola? Scendi giù. Tu dove eri prima, dove c'era l'errore? Sì. L'hai scritto con la S minuscola. Il compilatore, il C, è case sensitive. Sì, puoi scriverlo con la S minuscola alla riga 35 oppure con la S maiuscola alla 60 o alla 60, e alla 61. Ok. Vai, compila. Ancora lo stesso errore. Aspetta. Sì, stessa cosa, perché lui giustamente, tu hai giustamente fatto copia e incolla, bravo. Ok, mi sembra che questo giro sia andato, perfetto.
Se hai la schedina collegata, dagli pure ok. Perfetto. Bene. L'ha compilato, lo sta caricando sulla scheda. Switch, sicuro. Dai, c'erano solo due errorini veloci. A questo punto tu lo puoi fare procedere, lui è fermo in questo momento su all init, quindi corri, vai a sinistra sotto la E di navigate. Sinistra lì, no, non terminate relaunch, resume, vai, perfetto, adesso lui sta girando. Itermite in funzione, questo è COM 7, pulisci lo schermo, perfetto, premi il pulsante blu, vediamo, yes, ce l'hai, funziona. Okay, quindi adesso devo fare, cos'è che diceva, CTRL A? A sinistro, qui sopra, poi CTRL A, CTRL C, adesso vai su quel sito che ti dicevo, Data Wrapper, datawrapper.de, vai, ok, start creating, perfetto, CTRL V, bravissimo, proceed, ok, bene, bravissimo, togli questo, TXYZ, T, X, Y, vai, ok, Z, perfetto, adesso proceed, a sinistra, ok, perfetto, proprio lì, bene, buono, okay. molto bene, guarda che si vede anche da te la doppia pressione, ok, se vuoi vedere, rilascio. Esattamente, hai pressione, il primo, rilascio il secondo, ok, grazie mille, perfetto. Almeno uno di voi è riuscito, quindi dovrebbe riuscire anche a voi altri. Prego, Vicari, ci mancherebbe, un piacere. Se avete dei problemi su queste cose qua, scrivetemi, mandatemi una mail tranquillamente, un messaggio via Teams, non c'è assolutamente nessun problema. Se avete delle domande per quello che riguarda la parte del modulo 2, ben volentieri, ci possiamo vedere, possiamo fare un ricevimento via Teams negli orari in cui ci mettiamo d'accordo, orari che siano liberi per voi e per me, e dovremmo sostanzialmente essere in grado, dovreste essere in grado di concludere tutti questa parte di attività. Per quello che riguarda l'esame, appena ci riusciamo a mettere un attimo d'accordo con Davide, vi facciamo sapere quando sarà la data del primo appello, come orale, come vi dicevo, come quando si parlava nelle prime lezioni del corso. Vi confermo che faremo un orale unico per tutte e due le parti, quindi troveremo una data in cui sia io che Davide saremo insieme e ci saranno domande sia sulla prima parte, quindi sia sul modulo 1 che sul modulo 2. Se ragazzi non avete altre domande, io a questo punto terminerei qua. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione e per le domande che avete fatto fino ad ora. Spero che il corso sia stato di vostro gradimento. Come vi dicevo, se avete dei suggerimenti per il corso del prossimo anno, benvengano, scrivetemi liberamente, non c'è assolutamente nessun problema. Grazie a tutti, buon proseguimento degli studi e ci vediamo presto. Saluti. Grazie a lei di tutto, arrivederci. Prego, arrivederci a voi. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Prego, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.